Ci troviamo nella palestra del liceo Marconi di Pesaro, uno dei quattro luoghi deputati a questa nuova operazione dello screening di massa tra gli studenti delle scuole superiori, che è partita proprio questa mattina. Sono a circa le 9.30, si è cominciato dalle 8.30 a tamponare gli studenti delle scuole superiori, a sottoporre appunto a questo test di prevenzione medica importantissimo, caldeggiato dal comune di Pesaro. Come vedete alle mie spalle, la partecipazione è davvero massiccia. Qui in questo luogo vengono convogliati tutti gli studenti del campus scolastico, così come al liceo artistico Mengaroni vanno a sottoporsi a test medico quelli delle scuole del centro storico. Allo stesso modo si sottopongono al test gli studenti dell'agrario Cecchi e da domani si comincia anche all'alberghiero Santa Marta. Due giornate, poi ce ne saranno altre due di test il 2 e il 3 febbraio, proprio perché siamo in una fase di didattica in presenza al 50%, dunque gli studenti che sono in presenza questa settimana si sottopongono al test in queste due giornate, gli altri lo faranno nelle prossime due giornate del 2 e 3 febbraio. Credo così ad occhio che oltre l'80% degli studenti stia partecipando a questo monitoraggio essenziale per ricominciare la scuola in garanzia e in sicurezza. Lei anche giorni fa l'aveva caldeggiato vivamente, c'è stata anche un'operazione di persuasione, diciamo, verso gli studenti. Sì, sì, ho incontrato i rappresentanti di classe in assemblea, chi in presenza, chi a distanza. Ho caldeggiato l'iniziativa perché è importante per noi, è importante per tutta la popolazione scolastica, ma soprattutto è importante per quella fascia di età che hanno i ragazzi a casa, che sono i loro padri, i loro nonni. Anche perché è quasi una statistica medica, gli asintomatici si trovano soprattutto in questa fascia d'età. Assolutamente sì, gli asintomatici sono prevalentemente dai 6 ai 15-16 anni. È in quella fascia che possono contrarre il virus e non avere alcun sintomo. Ed è opportuno trovarli perché possono contagiare altre persone. Beh, devo dire che noi come consiglieri di minoranza ormai da diversi mesi stiamo sollecitando la Regione Marche affinché appunto si faccia uno screening a tappeto di tutti gli studenti e ovviamente anche del personale scolastico. Questa scelta non è stata ancora fatta, noi continueremo a sollecitarla perché riteniamo che sia da una parte importantissimo il rientro in presenza, almeno in questo caso al 50%, perché devo dire che i dati stanno dicendo che c'è aumentata la dispersione scolastica, i ragazzi fanno difficoltà a seguire, la scuola deve essere una priorità, un luogo di crescita culturale, un luogo di formazione ma anche un luogo di socializzazione. Appunto, però abbiamo sempre detto che se da una parte siamo favorevoli al rientro, questo rientro deve essere fatto in sicurezza. Ci troviamo alla palestra dell'Istituto Agrario Cecchi, uno dei quattro luoghi appunto deputato a questi test. E ricordiamo che in questa operazione sono circa 8.500 gli studenti potenzialmente sottoponibili al test del tampone, ma anche 1.100 docenti e personale ATA. Ero pronta al fastidio, ero preparata, l'avevo già fatto a settembre all'epoca del primo screening, quindi veramente nessun problema. Forse per i ragazzi è una prova, ecco, che può essere più reputata più fastidiosa che per noi adulti probabilmente. Per quanto riguarda l'utilità, assolutamente credo che sia un dovere civico, cioè quantomeno essere sicuri di non portare il virus inconsapevolmente, cioè di non essere appunto asintomatici positivi, quindi io voglio essere tranquilla quando entro in classe. Oggi noi abbiamo 30 classi, ovviamente con il dimezzamento al 50%, di queste 30 classi c'è stata una risposta, mi stavano dicendo, circa l'85%. Siamo soddisfatti per il grande lavoro che hanno fatto dirigenti, professori e gli stessi studenti. Quindi diciamo, a parte che è stata una richiesta che è arrivata da loro, perché i rappresentanti di istituto ci hanno chiesto fra le tante misure per ritornare in classe, quello dello screening di massa. Ricordo che diciamo, noi aspettiamo tutti il vaccino, ma il vaccino sotto i 16 anni non verrà fatto, quindi avere tracciato con uno screening la popolazione studentesca è sicuramente importante, è importante per loro, è importante per i compagni di classe, ma le persone, anche per le persone più grandi che sono a casa. Si parla di 367 classi, 8.500 studenti, 1.100 il personale ATA, un'adesione molto alta, siamo molto soddisfatti per il grande senso civico, il grande senso di responsabilità che ha investito questi ragazzi.